Ciao a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi video riguardanti i prodotti beauty terminati del mese di febbraio. È un mese in cui ho smaltito diverse cose. Colgo l'occasione, ma l'ho già detto in un video precedente, per dirvi ora, in questo caso credo che non troverete niente, ma ho deciso di non testare più prodotti skincare da discount, in particolar modo tutti i prodotti Sien. Ne ho ancora qualcuno appunto che devo finire di utilizzare, e comunque sia prodotti similari, soprattutto per quanto riguarda i sieri, perché mi sono proprio resa conto che comunque sia si tratta di prodotti che io riuscirò a trovare pace con l'inquadratura, sono prodotti che io poi non utilizzo con soddisfazione e sono prodotti che non mi danno comunque sia i risultati che io voglio. Preferisco quindi spendere un pochino di più, tornare ad utilizzare i miei prodotti. Ciò non significa che non proverò mai più niente di Sien, ma diciamo che per quanto riguarda i sieri, le creme, i prodotti prettamente che vado ad utilizzare per il viso, sicuramente andrò ad utilizzare prodotti di altro genere. Non che io ne abbia mai utilizzati molti, ne ho utilizzato qualcuno perché li ho visti recensire qui su YouTube, tutte recensioni fantastiche. Io non mi sono trovata particolarmente bene con questi prodotti, alcuni li ho trovati pressoché inutili, quindi non li comprerò più. Iniziamo subito con il video. Spero innanzitutto stiate tutti quanti bene. Prima di iniziare, recupero un po' di cose che sono sparse di qua e di qua. Prima di iniziare, vi ricordo come sempre, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram. Sotto nell'info box troverete i link di riferimento, e come troverete la lista dei prodotti che io vi mostrerò, non di tutti i prodotti che io vi vado a mostrare, perché alcuni sono proprio prodotti che conosciamo e straconosciamo tutti quanti. E iniziamo quindi da uno già super conosciuto che mi capita tra le mani, questo Pino Silvestre Forte di Natura doccia shampoo 250 ml. L'avete visto nel video che vi linko qui nelle schede cosa c'è nella mia doccia. Naturalmente non era e non è il mio doccia schiuma, è il doccia schiuma che utilizza la mia dolce metà. Non mi piace assolutamente, e in questo momento infatti gliene sto facendo utilizzare un altro, gliene ho comprato un altro. A lui piace così tanto, ma a me non piace assolutissimamente. Un altro prodotto che è da uomo ma che utilizzo io è questo Infasil Uomo Derma Fresh 48 ore. Più sudi, più sei di fresco, freschezza intensa, deodorante con molecola. Allora, questo mi piace tanto, ha una profumazione prettamente maschile, ma nonostante ciò è un deodorante che io ho utilizzato con grandissimo piacere, un deodorante efficace. Non che io in questo periodo sudi moltissimo, ma comunque sia un buonissimo prodotto, la cui profumazione è anche molto gradevole, a mio avviso, per una donna. Poi, colluttorio pasta del Capitano Whitening. Questo è colluttorio per denti sensibili, è uno dei miei preferiti di pasta del Capitano, se non il mio preferito di pasta del Capitano. Io lo compro quasi spessissimo perché lo trovo in super offerta un po' dappertutto. Poi ho terminato una cipria che mi era stata inviata un bel po' di tempo fa di Caraja Makeup. Era di tre colori differenti, terminata, finita. Getto questo pennello di Guerlain, questo mini pennello che era stato fatto in collaborazione con Emilio Pucci, perché ormai praticamente punge un sacco, mi punge sul viso, quindi non ha senso più utilizzarlo, e non sono una di quelle che tiene queste cose per bellezza. Deodorante Evin Body Spray Amber, questo era un deodorante all'ambra, questo l'ho comprato perché ne ho sentito parlare qui su YouTube. Esistono altre due profumazioni, ho sentito parlare benissimo di tutte e tre le profumazioni,
È un prodotto che io l'ho utilizzato due volte, non mi è piaciuto assolutissimamente, l'ho utilizzato da spruzzare in casa, ma anche in casa durava veramente 3 secondi netti di orologio. Costa poco, ma vale ancora meno rispetto a quello che costa, quindi non lo comprerò sicuramente più. Poi un altro prodotto che ho terminato, e l'avete visto sempre nel famoso video della doccia, è la maschera Pantene Forti e Lunghi. Allora, questa maschera, come avevo già detto, non mi piaceva, andava ad appesantire troppo il capello. Io l'ho utilizzata come impacco pre-shampoo, in questo modo sono riuscita a portarla a termine. Ho utilizzato della stessa linea il balsamo in tubo e mi è piaciuto, e ho utilizzato anche lo shampoo, che però non mi ha soddisfatto, mi andava ad appesantire tantissimo il capello, mi rendeva i capelli sporchi nel giro di pochissimo tempo, quindi un prodotto che sicuramente non ricomprerò più. Poi, terminato anche lo shampoo del signorino Esquire, The Shampoo with Wood Fragrance, veramente l'ho terminato io, perché un giorno ero sotto la doccia e il mio era terminato, ho portato questo appunto a termine. Questo lava molto molto bene i capelli, è un filino, cioè va a sgrassare molto bene la cute, è uno shampoo da uomo, perché probabilmente l'uomo ha la cute più grassa rispetto alla donna, comunque sia un prodotto che io, nonostante l'ho utilizzato non solo questa volta per portarla a termine, ma l'ho utilizzato anche saltuariamente altre volte. Un buonissimo prodotto, un prodotto professionale, erano 739 ml di prodotto e aveva un buonissimo profumo di wood. Poi, terminato, un dentifricio Elmex, questo cosa ve lo dico a fare, è buonissimo. Poi, terminato un bagnoschiuma Vidal, idrata e tonifica, questa è la fragranza muschio bianco ed è uno dei bagnoschiuma preferiti dal ragazzo. Buono, costa poco, devo dire che i bagnoschiuma di Vidal costano poco, lasciano un buon profumo, non vanno a seccare la pelle, io li compro e li ricompro perché costano veramente una sciocchezza. Ho terminato di Dove, io invece, un shower gel relaxing. Allora, aveva una buonissima profumazione, faceva una schiuma molto molto soffice, una profumazione leggermente fiorita, delicata, qui fa vedere praticamente dei fiori, infatti gelsomino e latte di cocco, una profumazione molto gradevole, anche se poi una volta fuori dalla doccia ovviamente il profumo non si sentiva, non andava a seccare la pelle, facile da sciacquare, buonissimo. Poi, sempre per la doccia, ho terminato questo detergente doccia delicato di Dermon, questo è ad azione antiossidante ed idratante, rispetta il pH fisiologico della pelle del corpo ed è arricchito con vitamina E. Allora, profumo delicatissimo, un buonissimo prodotto che avevo comprato su Farmacia Vigorito sicuramente, ma io questo brand lo conoscevo già perché in farmacia mi capitava di comprare molto spesso il detergente intimo. A proposito di detergente intimo, ho finito questi 500 ml di Triderm di Bioniche APH 3.5, il detergente intimo che usiamo sotto la doccia per lavare sia le parti intime quanto le ascelle. Buono, mi è piaciuto tanto tanto, aveva un odore leggermente mentolato, ma che poi una volta utilizzato non si sentiva assolutamente, non dava nessuna sensazione di freschezza, dava però una sensazione di pulizia profonda, un buonissimo prodotto. Adesso sto utilizzando un'altra cosa, forse mi piace di più questo rispetto a quello che sto utilizzando. Poi andiamo un po'. Ho terminato quest'acqua micellare di Nakomi. Allora, quest'acqua micellare 100% vegana l'ho utilizzata per andare a struccare il viso. È un'acqua micellare che avevo comprato in una bioprofumeria chiedendo espressamente un'acqua micellare per andare a struccare gli occhi, un'acqua micellare che non mi bruciasse. Allora, quest'acqua micellare sugli occhi mi brucia tantissimo e vi dirò di più, alle volte quando la utilizzo, cioè quando l'andavo a utilizzare, perché ormai l'ho finita, quando l'andavo a utilizzare sul viso,
alle volte, ma non sempre, mi pizzicava un pochino. Un prodotto che sicuramente non fa per me, un prodotto che sicuramente non ricomprerò più, anche perché non costava poco per essere un'acqua micellare, ce ne sono molto più economiche che lavorano decisamente meglio, che non mi danno, che non mi hanno dato fastidio. Poi, solita confezione di assorbenti OB. Tonico di Mario Badescu, questo era con aloe e acqua di rose, questo era uno spray idratante, io lo utilizzavo come tonico della sera, mi è piaciuto tanto tanto, come l'altro che avevo utilizzato in precedenza, non ricordo esattamente quale fosse, ora me ne è rimasto soltanto uno perché avevo utilizzato un kit, questo era appunto di colore rosa, un profumo delicatissimo, buono, buono davvero, mi sono piaciuti entrambi questi prodotti di Mario Badescu, sia questo che quello che ho comprato, che avevo comprato in precedenza. Poi abbiamo un po' di salviettine. Allora, abbiamo un po' di salviettine perché ne avevo pacchi aperti in ogni borsa, ho fatto un repulisti. Allora, salviettine intime 20 pezzi, queste della marca Nice, queste con aloe e glicerina, nonostante avessero questa chiusura, diciamo, non plastificata, non in plastica come le altre, quelle che ci piacciono tanto a tutte quante, devo dire che si sono mantenute ben imbevute dalla prima all'ultima. Sempre della marca Nice, ho terminato queste salviettine qua, 72 pezzi, un autentico supplizio. Queste grondavano, praticamente voi tiravate fuori la salvietta, vi sgocciolava tutto quanto. Non le ricomprerò più, molto molto più valide queste qua, sempre della marca Nice. Poi un altro pacco di salviette, queste erano di Esselunga, attenzione che mi cade, di Esselunga, queste mi piacciono. E poi ancora ho terminato un pacco, una confezione di assorbenti, io sono solita utilizzare gli assorbenti interni, avete visto, infatti mi vedrete raramente presentare questi assorbenti qua, comprati dal DM della marca Gessa. Non mi sono piaciuti per niente, pessimi. Veniamo poi, allora, ho ancora un altro dentifricio che ho utilizzato, questo di Aquafresh, buono, non ha nulla a che vedere con l'Elmex, siamo su un altro pianeta, ma comunque sia un buon dentifricio. Sempre per lo struccaggio ho utilizzato questo olio di jojoba dei provenzali, trattamento di bellezza, io andavo a nebulizzare dell'acqua di rose dell'erboristeria magentina, poi mettevo un pochino di olio sul palmo della mano, andavo a fare un massaggio e devo dire che poi andavo a rimuovere con una lavette e il viso risultava veramente pulito, quindi lo consiglio assolutissimamente. Terminata questa saponetta di Erbolario Rabarbaro, che è il sapone che utilizza mio marito, gli è piaciuto un sacco, lui è il deodorante, ha avuto il bagno schiuma, insomma, è tra i suoi preferiti. Poi veniamo al reparto maschere. Allora, di maschere ho fatto queste due di Vivi Verde Cop, maschera nutriente rassodante per pelli mature con estratto di calendole e burro di karité provenienti da agricoltura biologica, due bustine 99 centesimi, buonissime, una volta lasciate in posa e una volta rimosse, queste praticamente vi lasciano una pelle di velluto, quindi ve le straconsiglio. Poi, sempre maschere per il viso, allora, questa di questo brand qua, forse lo vedete meglio, no, non ce l'ho, vabbè, poi vi scrivo tutto sotto nell'info box. Questa era una Radiant Hydrating Mask, questa andava a idratare, una maschera coreana, andava a idratare benissimo la zona del andava a idratare benissimo tutto quanto il viso, buona, 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 molto ricca di siero, tant'è vero che io il siero poi l'ho utilizzato, questa l'avevo fatta una mattina, l'ho utilizzato anche poi la sera al posto del mio abituale siero. Poi di Mea Rosa, questa Alone al miele, questa è collagene e vitamina C, buone, queste maschere di Mea Rosa mi piacciono tanto, queste le potete comprare su Amazon.
è anche quella che vi ho mostrato prima. Questa, allora, io non amo le maschere di Garnier, ma questa Nutribomb per pelle secca e spenta, maschera nutriente illuminante con acido ialuronico e latte di cocco, mi è piaciuta tanto tanto tanto. Una buonissima maschera, secondo me, tra quelle di Garnier è quella che mi piace assolutissimamente di più. Poi venia ancora un prodotto, un balsamo rinfrescante per i piedini di questa marca qua. Questo si può comprare in farmacia, io l'ho visto però anche su farmacia Vigorito, buono, bello, leggero, rinfresca, deodora i piedini. Poi un profumo che non ho terminato io, un profumo da uomo Allure Sport. Buono, questo è un profumo, un grande classico di Chanel, mi piace tanto tanto, ha un'apertura molto molto agrumata con del mandarino, vediamo se ce n'è ancora un pochino da giusto da spruzzare, mandarino, no non ce n'è più, comunque lo conosco benissimo, mandarino, legno, legno di cedro, poi ha come note di fondo della fava tonca e dei muschi bianchi, è un buonissimo profumo, secondo me Allure di Chanel e Bleu de Chanel per i profumi da uomo sono due, secondo me must have, tutti gli uomini dovrebbero assolutamente averli, mi piacciono tantissimo. Prodotti per capelli, allora ho terminato questo balsamo di Sunsilk One Minute Wow, ricostruzione intensiva con cheratina, non ricostruisce un bel niente, ma è un buonissimo, è un buon balsamo, questo mi è piaciuto sicuramente. Poi ho fatto questa tinta di Schwarzkopf, la Brilliance, non mi è piaciuta per niente, non copre quei quattro capelli bianchi che ho, mi è piaciuto invece il suo balsamo, mi è piaciuto tanto tanto. Anzi, questo lo devo mettere di qua. E infine ho terminato questo prodotto qua, questo balsamo di Antica Erboristeria, balsamo maschera e trattamento nutriente 3 in 1 con latte di mandorla e bacche di açaí. Si sente tantissimo l'odore fruttato, ma è un prodotto davvero davvero eccezionale. So che esiste il relativo shampoo e so che ne esiste anche un'altra variante che io non ho provato. Questo era proprio per capelli secchi e sfibrati, questo districa che è un piacere assoluto, un prodotto straconsigliato assolutissimamente. Bene, i prodotti terminati sono finiti, vi ringrazio se siete giunti sino al termine di questo video. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto.